E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Vimana on Tour giorno 11. Oggi siamo in Liguria e si parte verso la Toscana. Baracca e burattini e ce ne torniamo verso la biosuperficie. Purtroppo oggi per la Toscana sarà una sola tappa, ma adesso vi spiego. Intanto, se non sbaglio, devo imboccare questa strada qua. Superi i boschi, ma l'alternativa è una provinciale senza marciapiedi. E a proposito di boschi, ho anche appena spaventato un cerbiatto, un capriolo, un qualcosa. L'ho anche visto benissimo perché era talmente in salita che non ce la faceva a correre via velocemente, ma non saprei dargli un nome, non aveva le corna. Proseguiamo. Che spettacolo per andare in giro con la One Wheel. Ma arrivati a Vimana, abbiamo un fan appostato, salve! La focaccia ligure, sì, grazie! Ma che spettacolo! Grandissimo. Oggi il decoro del Vimana non sarà il massimo. Guardate il prato che ho tagliato ieri. L'erba qui è lunga. La situazione è questa. Per il prossimo giro d'Italia devo attrezzarmi con un decespugliatore montato davanti al carrello anteriore. Così man mano che corre si decespuglia la pista da solo. Non so se si vede, ma le piante sono più alte del ginocchio qua. E siamo nel bel mezzo della pista, eh. Cinesini, cinesini. Allora, pompa, giù, magneti, passo, freni, elica. Ok, almeno abbiamo sistemato il problema della GoPro. C'era il cavo leggermente sfilato, nonostante io l'avessi incollato, era riuscito a togliersi lo stesso. Ah, non so se ve l'avevo ancora detto, purtroppo c'è stato un problema con l'audio della GoPro negli ultimi 3 giorni. Probabilmente avrete sentito poco della GoPro, non so ancora come monteremo i video, come risolveremo il problema. Però oggi è il giorno in cui, seduto al tavolino di Serri Story, della biosuperficie Serri Story in Toscana, cerco di risolvere questo problema che c'è stato sui video degli ultimi 3 giorni. Quindi ecco perché stiamo facendo una tappa unica in Toscana. Ci sono un po' di problemi da risolvere per i video che voi avete già visto, ma che per me devono ancora uscire, dovuti alla maledetta GoPro che non ha registrato mai l'audio. Cioè ha registrato l'audio ambientale perché il cavo, il jack si era sfilato un pochettino. Allora, abbiamo appena compiuto 900 ore sul Vimana. L'olio è in temperatura, quindi check motore li faccio già qua, perché ormai l'erba l'ho tritata con l'elica. Povera elica, povero vetro, povero Vimana. L'elica è a posto, i flap sono a posto, i comandi sono liberi e corretti. Freno tutto, saliamo di throttle e poi con l'elica a regime avanti. Ok, mi stacco, cerco di rimanere basso, prendo tutta la velocità del mondo e via. Non regala niente qua, ci sono gli alberi, le cose, ma noi rimaniamo così. Non tolgo ancora i flap, non mi piace modificare l'assetto in questo stato del volo. I giri del motore sono buoni, tutti i parametri del motore sono buoni. Continuo a salire con i flap perché preferisco. Bene, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Detto questo, noi, lasciando alla nostra destra la Spezia, che vedete laggiù nascosta tra le montagnuole, proseguiamo verso il mare, nuvole permettendo, tenendoci però verso le montagne per evitare la zona dell'aeroporto di Sarzana Luni, aeroporto militare ma atterrabile dai civili, e che però ha un NOTAM paracadutisti tutto attorno oggi, quindi ci terremo alla larga. Quelle incappucciate nel nuvole che sono delle cave di marmo, e questa qua sotto che è la città di Carrara. E niente, dritti per dritti verso Empoli. Milano India 9256, approcciando la città di Empoli, pronto a passare confidenza. 9256 ricevuto, 125825, ciao. 125825 825 Confidenza, ciao. Firenze, buongiorno, da India 9256. India 9256, Firenze, buongiorno, l'H1012. 1012 l'H, India 9256, ultraleggero avanzato, una persona a bordo, 2 ore e mezzo di autonomia. Sono sul lato della città di Empoli, sfocando 7000, 1500 piedi, chiedo l'attraversamento del CTR1 verso Barberino Valdelsa. Ricevuto, India 9256, mantenendo 1500 piedi che leggo, procedete per Barberino Valdelsa. Mantiene 1500 e procede verso Barberino, India 9256. Stavo già iniziando a orbitare, ho detto non mi autorizzeranno mai in tempo, e invece sì, c'era Milano informazioni pienissima oggi e ci hanno messo un po' a coordinarmi. Se abitate a Empoli probabilmente potete vedere la vostra casa, e qua siamo, beh, direi ufficialmente in Toscana con Empoli. Dietro quelle colline Firenze, che però ha un grande aeroporto, una volta sono riuscito a farmi autorizzare a sorvolarla, però è difficile, mi avrebbero tenuto magari a orbitare mezz'ora. Quindi noi proseguiamo al di qua delle colline, sulla piana di, cosa c'è, Castel Fiorentino, Barberino Valdelsa, Poggi Bonfa, sì, quelle cose là, e andiamo insomma verso, in quella direzione. Firenze India 9256 su Barberino Valdelsa. Ricevuto 9256, prossimo punto Serri Story. Prossimo punto Serri Story, mantenendo spazio golf, India 9256. Ricevuto, riportate lasciando il CTR. Firenze India 9256, lascia il CTR.
Ricevuto 9256, chiudiamo ai 22, ciao. E collina dopo collina, turbolenza dopo turbolenza, le ali si vogliono girare in qualsiasi maniera, ma siamo all'ultima catenina di colline, diciamo, e dietro di esse si apre la piana di Arezzo. Laggiù da qualche parte c'è Arezzo e qua giù diritti davanti a noi da qualche parte c'è Serri Story, una delle tre piste della città di Arezzo. Ne hanno anche una più centrale, però Serri Story è bellissimo perché c'è l'agriturismo con la piscina. Serri Story India 9256 si inserisce in sottomento sinistro per la 16. Taxiway nel verde, strettissima tra l'altro, cioè ho la ruota a lato erba, però bellissima Serri Story. E pim 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 pim. E voilà, la Toscana. Oh, che bene che si sta. Mettiamo questo, togliamo questa e andiamo un po' a vedere. È arrivato anche Michele. Salve. Però ero tornato un attimo qua a recuperare gli zaini nel Vimana e ho scoperto una cosa brutta. C'è la blindatura dell'elica che si sta staccando. Questa lamina di acciaio che viene messa sul bordo di attacco. Qui è tutta staccata e sulla parte inferiore addirittura sta venendo via pezzi. Non bene per niente. Quindi adesso magari telefono ICP, anche se domenica, e sentiamo un attimo cosa fare, perché andare in Sardegna domani bisogna che l'aereo sia perfetto. Comunque, Vimana coperto e via verso l'accampamento che sarà qui. Allora, mi ero messo un attimo a lavorare, a parte che è venuto un fan a salutare. Ciao. Salve. Ma stanno succedendo cose, cioè si è svuotato totalmente l'aeroporto, è rimasto solo il Vimana e in tutto quanto il campo non me ne ero nemmeno accorto. C'è gente che cammina lì, c'era uno sciame di moto che stava arrivando. Ah, ma perché devono correre qua dentro? Ah, abbiamo scoperto, è il raduno nazionale delle motociclisti della polizia, tipo sono circa 60 moto oggi, ieri erano 120, pensate. Ah, ed eccoli, guarda che roba, guarda quanti ne arrivano. Oggi è così, stuolo di motociclisti e Vimana. L'arrivo dei motociclisti aveva un problema, che a quanto pare con 60 motociclisti della polizia in arrivo proprio qua nella strada a fianco hanno perso le chiavi del cancello. E io ho detto vabbè, li hanno fatti entrare dalla parte della pista, hanno aperto un varco, non lo so, ma poi le avranno anche trovate le chiavi. No, il cancello è ancora chiuso, le chiavi sono probabilmente perse. E però noi volevamo andare a pranzo, visto che qua non si può mangiare perché ci sono, cioè è tutto prenotato dalla polizia. Adesso è andato Michele a chiedere. Ok, ci hanno liberato, ma guardate qua nel parcheggio, ambulanza veterinaria, horse rescue. Questa qua è un'ambulanza per cavalli, non l'avevo mai vista, con le gemellate dietro. È un'ambulanza per cavalli, cioè ti immagini la barella per cavalli che c'ha dentro, perché c'è, oggi c'è il palio dei cavalli da qualche parte. Infatti stiamo andando anche a mangiare velocemente perché sennò rimaniamo chiusi. Tutto così, benvenuti in Toscana, benvenuti in Toscana, con il raduno della polizia di stato e il palio dei cavalli, meglio di così. E qua siamo a Castiglion Fiorentino, bello, così ci vediamo anche la Toscana. Tra l'altro guardate che panorama che c'è da qui, tutto quanto oltre quel muretto che è di tanta parte dell'ultimo orizzonte. Guarda, ah no, ho sbagliato regione. Ah, ecco perché non si trova parcheggio, c'è tutta la gente per il palio. Vedi le bandiere? Niente, Castiglione Fiorentino non ci ha voluti neanche un parcheggio. Wow, che bello però che era Castiglione Fiorentino. E allora niente, Toscano, ci accontentiamo di un burgerozio. Bene, siamo tornati. E così come se ne sono andati, i motociclisti lasciano il campo e rimane un solo Vimana. Ok, in ultimo, visto che il video di oggi penso sia un pelo corto, ma ne approfitto per fare una cosa che volevo fare dall'inizio di questo Vimana Tour. Ho detto mi trovo un bel giorno e gli racconto tutto quello che mi sto portando dietro per stare 20 giorni in giro avioturismo in giro per l'Italia. Allora partiamo dalla roba che ho buttato qua sul prato. Avete visto sicuramente in questi giorni il mio one wheel stare in bagagliaio del Vimana, mezzo di trasporto perfetto da aereo se uno impara ad andarci. Sono 11 kg per 11 km di autonomia ed è veramente ottimo. Lo sto caricando tutte le notti in albergo e l'autonomia non mi ha mai stata come fattore limitante. Poi abbiamo zainozzo, Peak Design 45 litri, inseparabile zaino da viaggio, e qui dentro praticamente tutti i miei vestiti. Tra l'altro, essendo uno zaino fotografico, si apre sia come zaino fotografico dal lato, comodissimo da entrambi i lati, sia nel momento in cui lo schianti per terra puoi aprirlo del tutto così. Qua nella tasca qua in cima ovviamente ci va il mio computer. Rimpiango molto di non aver comprato un 14 pollici, ma purtroppo ho il mio 16 pollici di MacBook. Abbiamo detto tutti i vestiti qua, beauty case e pouch dell'elettronica con giusto i cavi USB per la ricarica e le cose varie. Qui dentro ci sono anche tutte le schede SD per le action cam, ma per ora sto usando sempre la stessa scheda per la GoPro e la stessa scheda per la Insta360. Adesso arrivo alle action cam. Caricatore 100 watt è l'unico che ho dietro per questione di peso e di volume, e sto anche con lui riuscendo a caricare tutto quanto dal computer alle fotocamere. Allora vabbè, ovviamente sull'ala adesso non c'è, l'ho portata all'ombra, ma avete visto la Insta360 X4. Dentro ho la mia cara vecchia GoPro Hero 8
8. No, Hero 10, Hero 10, comunque vecchiotta. E lei perché usa ancora una Hero 10? Ho sicuramente fotocamere molto più avanzate. Potrei comprare una Hero 13, potrei usare la Insta Ace Pro che ho già in casa. Però con questa GoPro sono sicuro che il mio cavo audio funziona per registrare l'audio dentro l'aereo. Che poi non è vero, perché negli ultimi 3 giorni non ha funzionato. Però finora era una questione di squadra che vince, non si cambia. Cose che in questo momento non ho tolto da Vimana sono tenda da campeggio, comodissima, di quelle del Decathlon che sono 2 seconds, quindi che la monti in un attimo, e pitch black, non mi ricordo come si chiama, insomma che anche di giorno vedi buio. E l'ho attaccata qua al selettore dei flap, così non mi va nei comandi. Sacco a pelo, che tanto è morbido, quindi anche se rotola comunque non dà fastidio ai pedali. Tanica benzina da 20 litri, materassino autoconfiante sempre Decathlon per dormire in tenda. Secchio collapsible, questo qua è un secchio di quelli estensibili che tengo leggermente abbassato e mi fa da contenitore per tutti gli attrezzi di pulizia del Vimana, compreso questo spray da macchine però antimoscerini. Un paio di cuffie extra per un eventuale passeggero che carico in questi giorni. Maschera e boccaglio che non ho ancora usato, ma vorrei farla qualche tappa di mare proprio in questi giorni. Cappellino, chiavi al sole. Ah, e un kit di tie down, di picchetti con i quali mi avete visto legare il Vimana tutte le notti. Come non dimenticare ovviamente il coprivimana, che in questo momento lo sta coprendo, il cavo audio per registrare in aereo e le mie cuffie sulle quali dovevo fare un video. Ne ho registrato metà, ma alla fine non l'ho mai finito. Queste qua sono delle Bose Quiet Comfort 35, quindi cuffie da musica, alle quali è stato montato un kit di conversione aeronautico, quindi un microfono aggiuntivo più ovviamente anche il jack per l'audio e tutte cose. Hanno cancellazione rumore attiva, è quasi come avere le A30, sono leggerissime, attive, cose varie, però costano niente. In ultimo, la mia borsa volo, che è stata la borsa volo prima di usare gli zaini. Adesso uso quasi sempre uno zaino quando vado a volare, però visto che adesso devo andare in giro con due borse, il mio zaino più la borsa, questa qua l'ho riempita di tutte le cose che servono per l'aereo. Normalmente quando atterro, avete visto, per andare verso un ristorante o verso un albergo per la notte o cose varie, vado in giro, zaino in spalla, lei in una mano, one wheel o nell'altra mano o sotto i piedi. Detto questo, qua dentro, a parte la focaccia che non c'entra niente, il Sentry di 4Flight per la DSB, per vedere gli altri traffici, ma anche per dare il GPS all'iPad, in butino filtrante della benzina che in realtà ho usato tutti i giorni perché ho fatto tutti i giorni a taniche, caricatore dello one wheel, il tubo pompa per travasare dalle taniche, questo qua è comodissimo per andare per gravità ovviamente, metti la tanica sopra l'ala, gli fai un po' di shakeramento e poi lei pompa fino a metà tanica, poi l'altra metà tanica puoi versarti la mano, però a quel punto è molto più leggera. Cos'altro? Compressore portatile Xiaomi per gonfiare sia le gomme dell'aereo sia la gomma dello one wheel, che magari oggi pomeriggio gonfio perché è un po' morbidina, comincia a diventare. Qua sui lati, l'iPad, giustamente, iPad Air, quello che sto usando per tutta la navigazione. Non ho ancora fatto un porta iPad per il Vimana e me lo sto tenendo in mano in questi giorni. Ecco la famosa GoPro con la lente grandangolare, questa però con tutte le bandierine attaccate per riconoscerla, normalmente è la tasca delle mie cuffie. Dalla parte opposta invece trovo gli ultimi accessori, che sono thermos per avere l'acqua fresca, power bank e una radio portatile con tutti i connettori per attaccarci anche le mie cuffie aeronautiche, perché se mi si dovesse guastare la radio in volo almeno ho un backup. Se devo al campo volo accenderla e sentire, ascoltare la 130 o che ne so, guarda adesso è sulla 130, è sempre comodo avere una radio portatile di backup. E poi il mio kit di pronto soccorso, che è ATTAC, non copiatemi, ma l'ATTAC è comodissimo per curare qualsiasi ferita. E più o meno questo è quanto. Vimana on tour, questo è l'allestimento per 20 giorni. Che bello, anche un extra. È invertito. Abbiamo anche l'airshow. Adesso è sua candela, adesso è invertito. E hopla! Olè! Comunque, in conclusione, qua lato pista c'è il agriturismo, con tanto di piscina, con tanto di cose varie, spettacolare tra l'altro. L'extra a terra là dietro, guarda qua. Ecco perché è un posto che piace ai piloti e servitori. Bene, signori, direi che anche per la tappa toscana è tutto. Domani vediamo se riusciamo, perché con la questione elica, che in realtà non era grave, mi hanno detto anche questa volta due meccanici diversi, separati, mi hanno dato lo stesso modo per risolvere e quindi sappiamo che è un modo che funziona e
però con tutte le distrazioni di oggi non ho ancora pianificato una rotta, non ho pianificato dove far benza, adesso capiamo. Ma domani in teoria Sardegna, Vimana on tour, e questa era la Toscana. Direi che non ci dispiace, non ci dispiace. Pollice in su al video, seguitemi su Instagram per sapere giorno per giorno dove mi trovo, quando passo nella tua regione, o magari sono già passato, ma comunque per curiosità seguitemi su Instagram. Per questo video è tutto, ciao a tutti. Ok, clip posto ma anche oggi, perché eravamo qua a cena con Michele e c'è il menù del ristorante qua del Serri Story che ha lo stesso identico font della scritta Vimana. Se vedete tipo questo ma di formaggi è proprio uguale alla Vimana, è proprio lui il font. E tra l'altro l'ho cercato parecchio in internet e non l'ho trovato, quindi non è neanche una roba così comune.